Pubblicato all'1:30 della notte, il decreto legge per contrastare gli effetti economici della crisi in Ucraina con la conseguente impennata dei prezzi del carburante, di fatto è entrato in vigore dalle prime ore di questo pomeriggio. Stamattina ancora le compagnie non avevano applicato questa riduzione per un banale motivo che molti carichi erano già partiti e semplicemente non c'è stato il tempo tecnico. Poi, intorno alle 13, il cambio di passo. Dall'ora di pranzo in poi io ho visto personalmente i listini dei marchi maggiori, Eni, Pita, Moil, Kuwait, che avevano comunicato ai propri gestori dei punti vendita carburanti di tagliare i prezzi di benzina e gasolio di 30 centesimi e mezzo al litro e quelli del GPL di 5 centesimi e mezzo al litro. Giù di 30 centesimi, adesso il prezzo della benzina dovrebbe attestarsi sotto i 2 euro. Il decreto del governo è valido, lo ricordiamo, per un mese. Da quello che capisco costa più o meno 1 miliardo di euro. Ho visto alcuni l'hanno contestato perché si tratterebbe di una specie di incentivo al consumo, no? Nel senso che una riduzione della fiscalità su prodotti fossili inquinanti. In effetti teoricamente è così, poi in pratica quando andiamo a fare il pieno capiamo che non è sostenibile un prezzo così. E soprattutto insomma, è importante per agricoltori, pescatori, per gli autotrasportatori, cioè per chi con i carburanti ci lavora, prezzi di questo tipo non erano assolutamente sostenibili. Quindi mi sembra un intervento veramente di prudenza minima per salvaguardare proprio la stabilità dell'economia, la stabilità delle aziende, la sopravvivenza proprio in questo momento.